Ciao a tutti e grazie per esservi iscritti. Oggi vedremo come monitorare il funzionamento e la produzione energetica di un piccolo impianto fotovoltaico attraverso l'installazione di alcuni strumenti di misura. Nella parte alta dello schermo troverete dei video sull'installazione base e i vari miglioramenti di un impianto fotovoltaico con accumulo. Gli strumenti di misura sono indispensabili per ottimizzare i consumi e per effettuare dei miglioramenti all'impianto fotovoltaico. Installeremo due strumenti che misurano tensione, corrente, potenza e energia consumata. Il primo strumento misurerà i consumi in corrente continua provenienti dal regolatore di tensione. Mentre il secondo strumento misurerà i consumi in corrente alternata provenienti dall'inverter. Dopo quasi un anno di utilizzo dell'impianto fotovoltaico ho potuto sperimentare che l'inverter consuma molta energia, quindi è consigliabile accenderlo solo all'occorrenza e non 24 ore su 24. Le scatole per installare gli strumenti di misura le ho disegnate appositamente e stampate in 3D. I link dei disegni sono disponibili in descrizione oppure sul mio blog. Le scatole sono state disegnate con Tinkercad e stampate con la stampante One Wow Duplicator i3 Plus. Sulla parte alta dello schermo troverete anche altri tutorial sull'uso della stampante 3D. I dispositivi installati sinora nel sistema fotovoltaico sono il regolatore di tensione, l'inverter e l'interruttore magnetotermico differenziale. Per maggiore sicurezza disconnettiamo i connettori MC4 del pannello e la spina dell'inverter. Innanzitutto fissiamo le scatole in prossimità della canalizzazione. Smontiamo la scatola dell'interruttore magnetotermico differenziale per inserire la bobina toroidale dello strumento di misura in corrente alternata. Questa bobina con nucleo toroidale dovrà essere inserita nel cavo di fase del nostro impianto. Quindi dovremo smontare anche l'interruttore differenziale. Inseriamo il cavo e la bobina toroidale misurerà la corrente che lo attraversa. Preleviamo la tensione in uscita con due cavetti anche sottili che serviranno sia per misurare la tensione che per alimentare il nostro strumento. Nell'animazione grafica vediamo come effettuare i collegamenti.
Ora passiamo all'installazione dello strumento di misura in corrente continua. In questo modo la tensione in corrente continua può essere accesa o spenta all'occorrenza. Inoltre il regolatore di tensione evita che le batterie vengano scaricate completamente perché può essere impostata la tensione minima e massima di funzionamento. Vediamo le schede per il collegamento dello strumento di misura in corrente continua. L'uscita dello strumento può essere collegata anche ad uno stabilizzatore regolabile di tipo step down. A sua volta può essere collegato a degli utilizzatori in corrente continua come modem, router, TV, computer portatili, frigoriferi, eccetera. Se vi interessa come installare uno stabilizzatore di tipo step down, scrivetelo nei commenti. Una volta completate le connessioni possiamo misurare tensione, corrente, potenza istantanea e energia prodotta e consumata. Quindi potremo stabilire con precisione la produzione energetica reale del nostro sistema fotovoltaico. In questi mesi di utilizzo del fotovoltaico ho potuto sperimentare che l'inverter consuma molta energia, soprattutto se viene lasciato sempre acceso. Anche per questi motivi ho deciso che migliorerò il sistema di accumulo portandolo a 24 volt. Nei mesi invernali l'energia prodotta si riduce notevolmente, ovvero il 10-20% rispetto ai mesi estivi. Inoltre amplierò l'impianto sia in corrente alternata che corrente continua, cercando di utilizzare il più possibile gli utilizzatori direttamente in corrente continua. Sostituirò l'inverter a 12 V con uno a 24 V, da utilizzare solo in caso di emergenza o per periodi limitati. Se avete domande o richieste specifiche, scrivetelo nei commenti. Se volete restare aggiornati sui miei esperimenti, iscrivetevi sul canale. Arrivederci al prossimo video.